Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Io come al solito vi lascio in info box i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione e anche il link del gruppo Facebook. Quindi vi invito ad andare in descrizione a vedere anche gli altri video. Il video di questo mese è Amori e Meraviglie del 2018, quindi praticamente vi parliamo di tutto quello che nel 2018 noi abbiamo apprezzato, non soltanto prodotti di make-up o prodotti per il corpo, ma proprio in generale tutto quello che noi abbiamo apprezzato. Quindi io vorrei partire da due viaggi che ho fatto nel 2018. Uno l'ho fatto all'Isola del Giglio ed è stato un viaggio brevissimo, anche abbastanza improvvisato, devo dire, che ho fatto con il mio compagno. È stata una fuga d'amore, è proprio stata una fuga d'amore, perché abbiamo deciso di andare io e lui da soli, volevamo proprio stare da soli per il nostro anniversario. Quindi per il nostro anniversario abbiamo preso 2 giorni e siamo andati all'Isola del Giglio. È stato un viaggio bellissimo, romantico, perché comunque ci siamo andati a maggio, quindi c'era pochissima gente sull'isola, quindi le spiagge semideserte, quindi abbiamo veramente potuto fare delle cose in tutta tranquillità, senza il caos e la folla che magari c'è durante l'estate. Abbiamo beccato un tempo meraviglioso, caldo, quindi comunque abbiamo fatto veramente dei giri bellissimi. Abbiamo visto praticamente tutta l'isola, abbiamo fatto anche una passeggiata naturalistica, quindi è stato bellissimo. E il secondo viaggio che mi è piaciuto tantissimo è stato quello che ho fatto a giugno in Croazia. Siamo andati nella zona dell'Istria e lì ho fatto veramente un viaggio stupendo. Mi sono piaciuti i posti, mi è piaciuto il residence, mi sono piaciute le spiagge, mi è piaciuto tutto. Quindi quello è stato un viaggio stupendo e io lo metto nei miei amori e meraviglie del 2018. Poi un'altra meraviglia del 2018 è stata la Degustabox, questa scatola misteriosa piena di prodotti alimentari che mi arriva a casa ogni mese, che io ho scoperto nel 2018. È una delle mie meraviglie del 2018, perché è veramente la scatola delle meraviglie. Dentro ci sono un sacco di prodotti ottimi, buonissimi. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio nelle schede, la playlist in cui ci sono tutte le mie Degustabox. Quindi potete andare a vedere lì di che cosa si tratta, che cosa c'è dentro. Ma è sicuramente una di quelle cose nel 2018 che mi è piaciuta e ho apprezzato. Adesso però passiamo a dei prodotti più, diciamo, dei prodotti fisici che voglio farvi vedere. Dunque, vi faccio vedere un prodotto alimentare, così restiamo in tema Degustabox, e sono i fichi secchi della marca Alesto o Alesto, non so come si pronuncia, comunque sono quelli che vendono alla Lidl e questi sono buonissimi. Li ho scoperti nel 2018 e mi sono piaciuti tantissimo, quindi sicuramente un prodotto top. Poi vi voglio far vedere un prodotto che ho scoperto nella primavera, più o meno del 2018, e si tratta dello struccante bifasico Yves Rocher. Io non conoscevo Yves Rocher prima di questa primavera, della scorsa primavera, perché non avevo mai acquistato nulla, ne avevo sempre sentito parlare, sapevo che ci sono le consigliere di bellezza, che comunque tantissime persone vendono i prodotti Yves Rocher, ma io non mi ero mai lasciata tentare. Invece ho deciso di provare, ho iniziato con questo struccante bifasico e mi sono trovata benissimo e devo dire che i prodotti sono buoni. Questo lo adoro proprio con tutta me stessa perché non mi irrita gli occhi e strucca benissimo, quindi prodotto top. Poi un altro prodotto che in realtà è alimentare, avrei dovuto farvelo vedere dopo i fichi secchi, ma mi è sfuggito, è il cappuccino Nescafè da zuccherare. Questa qua è una nuova formula perché io di solito nei supermercati vedevo quello già zuccherato. Poi ho scoperto l'anno scorso questo prodotto qua da zuccherare. E devo dire che mi è piaciuto molto, lo preferisco perché è un po' meno dolce, al mattino comunque mi piace di più perché io poi al mattino mangio tante cose dolci, mangio magari la brioche, mangio i biscotti, quindi dolci ce ne sono al mattino, magari a volte una fetta di torta e quindi il cappuccino lo preferisco meno dolce, quindi questo mi è piaciuto veramente molto.
ed è uno di quei prodotti che io classifico nelle mie meraviglie. Un altro prodotto, sempre diciamo alimentare, ma non è che si mangia, in realtà è un aroma, quindi si utilizza quando si fanno i biscotti, le torte, insomma, per aromatizzare. È questo aroma ai fiori d'arancio della marca Fiorentini, questo qua. Questo mi piace tantissimo, me l'ha comprato mia mamma quando dovevo fare il panettone a Natale, pur avendolo scoperto alla fine del 2018, io ve ne voglio già parlare adesso, perché ho già avuto modo comunque di provarlo 2 o 3 volte per fare dei biscotti, una torta, il panettone e mi è veramente piaciuto. Riesce a dare questo aroma delicato, che non è troppo forte, che non è esagerato e che dà un gusto alle cose veramente ottimo. Quindi questo mi è piaciuto. Adesso però passiamo un pochino ai prodotti di make-up, perché io non posso poi non parlare del make-up. Partiamo con un prodotto di Essence. Questo è il primer viso con l'argilla nera, ce ne sono anche altri tipi, uno mi sembra l'argilla verde, l'altro non so se ha l'argilla rossa o rosa, comunque ci sono 3 funzioni diverse, questo è quello opacizzante. Io mi sono trovata veramente benissimo con questo prodotto, mi è piaciuto tantissimo e non lo abbandono più perché da quando l'ho scoperto lo utilizzo sempre. Un altro prodotto sempre di Essence che ho scoperto nel 2018 è stato questo base coat, questo smalto base coat che mi fa durare lo smalto un pochino di più, quindi mi è piaciuto tantissimo, è efficace, lo utilizzo sempre, quindi è uno dei miei prodotti preferiti. Poi finiamo con Essence, con l'ultimo prodotto che è la palette che era uscita per questo autunno-inverno, la collezione nuova. E sono degli illuminanti, sono questi 3 illuminanti che mi piacciono molto. Io mi sto trovando veramente benissimo, li utilizzo, non dico tutti i giorni, ma comunque molto spesso, hanno 3 tonalità diverse, quindi mi trovo proprio bene. Poi ho fatto un'altra scoperta nel 2018, questo. Il pennello ovale. Io per adesso ho solo una misura perché ancora le altre misure non le ho provate. Questo è quello che io uso per il fondotinta. È molto morbido, molto soffice e mi trovo benissimo. Quindi è una cosa che io ho provato nel 2018, che mi è piaciuta e che ho classificato come una meraviglia perché veramente mi trovo proprio bene. Quindi mi piace molto. Poi vi faccio vedere un prodotto che credo sia proprio uscito nel 2018, quindi non penso di averlo scoperto io nel 2018, forse lo hanno proprio, correggetemi se sbaglio, ma credo che lo abbiano fatto nel 2018, è il mascara L'Oréal Paradise, questo qua. Questo mi piace tantissimo, è il Paradise Waterproof perché c'è anche quello normale, diciamo. Io mi sono trovata benissimo, allunga le ciglia, le tiene separate, insomma mi è proprio piaciuto tanto. Ha uno scovolino che diciamo non è forse particolarmente eccezionale, come scovolino intendo, però riesce a dare comunque questo effetto. Adesso è un po' consumato perché l'ho usato tanto, però lo scovolino è fatto così, ma diciamo che scovolini fatti in questo modo io ne ho provati tanti negli anni, quindi non ha qualcosa di diverso, però comunque devo dire che poi quando lo andate a mettere sulle ciglia le incurva, le allunga, le separa, quindi insomma a me è piaciuto. Poi mi è piaciuto molto un prodotto di Kiko che sarebbe questo balsamo labbra glitterato, quello che ha quell'effetto iridescente che era uscito nella collezione natalizia dello scorso anno. Questo è un prodotto che io ho usato per tutto il 2018. Dà questo effetto un po' luminoso sulle labbra, ma quello che mi piace davvero è l'effetto idratante, perché ha veramente un effetto idratante favoloso, quindi è proprio bello. E poi, come ultimo prodotto, vi faccio vedere una palette occhi, sempre di Kiko, che mi aveva regalato mia cugina l'anno scorso come regalo di Natale. Io l'ho usata tutto l'anno, infatti è molto usata, come potete vedere c'è il solco praticamente all'interno. Ho usato molto di più questi 2 colori perché sono quelli più glitterati che mi piacciono di più, ma anche gli altri 2, questi qua che sono matte, li ho utilizzati e poi c'è anche il blush insieme. Quindi questa mini palette di Kiko con le tonalità, come potete vedere, sul verde. Ma anche questa qui soprattutto è sul dorato, quindi insomma delle bellissime tonalità che mi sono piaciute e ho utilizzato
tantissimo. Quindi questi sono tutti i miei prodotti top, le mie meraviglie, amori e meraviglie del 2018. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti del 2018. Io vi ricordo che non ho parlato di libri in questo video perché sui libri uscirà un video a parte, quindi non li ho citati per questo motivo, però tenete d'occhio il canale se vi interessano i libri perché vi parlerò di tutti i miei libri del 2018. Ovviamente non delle recensioni perché quelle le ho già fatte libro per libro, ma vi farò una panoramica generale, mettendo magari anche a confronto qualche libro, di tutto quello che ho letto nel 2018. Io, come al solito, vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme e vi aspetto al prossimo video.